Pronto? Sì, pronto. Ah, ciao, avvocato. Sei pronto per un viaggetto sotto il sole? Se riesco a concentrare l'equivalente di una settimana di lavoro in 8 ore, mi vedrai arrivare. Dovevi ascoltarmi. Mai diventare un collaboratore della giustizia e mai trasferirsi a Chicago. Puoi ben dirlo. Ehi, quali sono le previsioni giù a San Sebastian? Soleggiato, sui 30 gradi, ma non preoccuparti, io sarò lì a godermeli per te. Aspetta di vedere la barca che ho noleggiato per noi. Maledizione. Che cosa c'è? Niente. Niente di niente. Senti, Tommy, quando arrivi, va dall'aeroporto al Boatyard Café, ok? Ci vediamo sulla spiaggia. D'accordo, d'accordo. Chiaro? Boatyard Café, chiaro. Tommy? Sì? Sarà molto bello. Sì, speriamo. Ciao. Tutto bene? Ma sì, non può andare meglio. Sei pronta? Sì. Parte. Tesoro, sei sicuro che sia il caso che vengo? Questo è il tuo weekend annuale a base di birra e di pesca con gli amici. Non voglio fare l'intruso. Giulia, ne abbiamo già parlato. Una volta era una gita da ragazzi, ora è solo una gita. Io, tu, Tommy e Gus a sbronzarci di birra. Ci divertiremo, vedrai. Io e 3 ragazze. Sì, vorrei stare qui tutto il giorno a baciarti, ma non siamo grassi e ci congeleremo. E poi dobbiamo prendere Gus al lavoro andando all'aeroporto. Gus lavoro? Ogni tanto. È una nuova dimensione. Ecco. Il numero delle navi che risultano disperse nel triangolo delle Bermuda è arrivato alla sbalorditiva cifra di 200. E tra tutte queste scomparse, la più sconcertante è quella della Queen of Scots, della Marina Reale inglese. La gigantesca nave di linea partì il 19 ottobre del 1939 da Southampton, in Inghilterra, diretta a Nassau, nelle Bahamas. 5 giorni dopo, il capitano trasmise a terra che la Queen of Scots stava entrando in una strana, misteriosa foschia gialla. Quello fu l'ultimo contatto radio con la grandiosa nave di linea. Da allora la Queen of Scots non è più stata né vista né sentita. Da quel giorno resta la nave più grande scomparsa nel triangolo delle Bermuda. Tra i molti passeggeri ricchi e famosi di quella fatale crociera c'era Reginald Barrow, stella dello schermo e del palcoscenico, insieme a sua moglie Silvia e al figlio Forrest. Barrow, che aveva appena finito di recitare il Macbeth a Londra, si stava godendo una vacanza dopo una faticosa stagione e dietro le quinte si mormorava che fosse mentalmente instabile. Pronto? Gas, spegni il computer. Ciao tu. Forza, è ora di sabbia, di surf. D'accordo. Belle donne. Bene, dai, scendo fra un minuto. Pronto, scendi. Muoviti. Un secondo. Vieni. Grazie, grande animale. Sì, forza! Avete ordinato un avvocato di Chicago infreddolito e senza alloggio? Ah, evviva! State attenti, poliziotti, è arrivato il mio avvocato! Ben arrivato! È bello vedere che ce l'hai fatta! Ragazzi! Oh, altri 3, grazie, sul mio posto! Questa volta voglio... No, ragazzi, ragazzi, tocca a me adesso! Una foto! Ah, sì, d'accordo, vai! Dite cheese! Fatta! Ehi, Gus, ma è digitale! Credo nella gratificazione immediata! Come mai la crema solare? Oppure sei infarinato come un gamberetto per la cena? Ci piace fare il mimo! Meglio mimo che gamberetto! Noi Gruber non ci abbrontiamo perché... Siete vampiri, perché... No, perché non siamo mai fermi! Comunque, la signora di quest'isola si abbrontano in una deliziosa varietà di tinte e sfumature. Le migliori esposizioni di bikini piccoli e estremizziti che lasciano ben poco all'immaginazione. Oh, ringraziamo Dio per i costumi liberi. Questa sembra venire dritta verso di te. Non lo so, le probabilità che io finisca con una ragazza del genere sono circa... Mm.
Murphy. Sì. Lei è la mia fidanzata, Giulia lì. Giulia, lui è Tommy DeVito. La fidanzata, ciao. Ciao, ho sentito molto parlare di te. È un piacere conoscerti, Giulia. Sì, la benvenuta tra noi. Grazie. Tu non fa altro che parlare di voi tre al college, così vorrei sentire la tua versione a riguardo. Prima devi berti un drink. O dieci. Vado a fare una doccia. Va bene. D'accordo. Dopo. A presto. Allora, per caso mi sono perso qualcosa? Che cosa? Oh, sai, mi è fatto piacere conoscere Giulia, ma da quando ci portiamo donne a pescare? Beh, io ve l'avevo detto che sarebbe venuta. A me non l'hai detto, no. L'ho saputo sul taxi. Gas, non puoi farmi questo. Ma potevi chiedercelo, quando tu organizzi queste gite succede sempre qualcosa. Oh, quando organizzo le gite succede sempre qualcosa. Sapete che succede oggi? Fra due ore noi saremo là fuori con questa. E voi due mi dovrete ringraziare. Prenderemo un Marlin a destra e uno a sinistra. Sarà fantastico. Nel frattempo, lascia i bagagli in albergo. Io mi occupo del noleggio della barca. Vi aspetto al porto fra un'ora. D'accordo. Questa sarà l'ultima foto di noi tre insieme. Potevi dirmelo che era la fidanzata. Ho fatto così. Tra i nini significa fidanzata. No, è gesto internazionale per chiudi il becco. Sembra che tu se la passi molto bene. Sì, la sua azienda ha decollato. È sui giornali finanziari. Però... hai visto che pietra enorme aveva al dito Giulia? Impossibile non vederla. C'è una cosa di Stu che non cambia mai. E come hai detto tu, tutte le volte che organizza le gite succede qualcosa e finiamo nei posti più strani. Sì, ricordi quando siamo finiti in Alaska? Come potrei dimenticarlo? Mi sono congelato. Beh, quello fu un aperitivo. Per antipasto, noi ce ne andremo a pescare nel triangolo delle Bermuda. Ne vedremo delle belle. Andiamo, non crederai davvero a quelle storie di navi che scompaiono. Sai, ci sono dei piccoli fenomeni che da queste parti vengono chiamati tempeste. Tempeste? Sì. Nel 1921 la Carol A. Deering procedeva a vele spiegate. A bordo le uniche due creature viventi erano due gatti. Sui fornelli c'era il pranzo pronto per un intero equipaggio letteralmente svanito. Qual è la tempesta che si porta via le persone ma lascia gatti e cibo? Ok, va bene, d'accordo. Allora, se non sono tempeste, di che si tratta? Che cos'è? Ah, non lo so. Insomma, c'è gente che parla di un campo magnetico. Altri dicono che è una curvatura spazio-temporale. E altri dicono che sono gli UFO. Scherza pure se vuoi. Ma il fatto è che c'è qualcosa di strano lì fuori e fra 4 o 6 ore noi ci saremo proprio in mezzo. A proposito, adesso siamo in mezzo a dove? A niente. Ah, in parole povere ci siamo persi. Sì. Beh, ci diamo informazioni. Andiamo. Cos'è? Allora, le candele sono accese ma non c'è nessuno. Forse sì o forse no. Ubri pur nu passe. La cerimonia voodoo. Ho letto qualcosa, ma non ne ho mai vista una. Non la vedrai neanche adesso. Andiamoci a vedere. Aspetta. Bacalù. Voglio fare una foto. Bacalù. Mi scusi. Bacalù, vacca! Fantastico, davvero. Ma dobbiamo andare. Bacalù! Oh no! Bacalù! Oh! Hai visto la faccia di quello? Quasi gli cadevo addosso. Quella donna cosa cantava? Come mi ha chiamato? Aspetta. Bacalù! Bacalù, proprio così, Bacalù. In realtà è... uno spirito maligno che ti divora l'anima. Fammi indovinare, l'hai trovato su internet o l'hai letto in qualche libro? Eh? Abbiamo la foto. Fammi vedere. Abbiamo la foto. Allora. Vediamo. Le persone dove sono? Dove sono le persone? Ma... ma no,
ho telefonato e ho confermato. Sì, è vero, ma vede, noi lavoriamo con le carte di credito e la sua carta di credito è annullata. Ma cosa dice, annullata? Ma è impossibile, aspetti, noi abbiamo... Come gli ho già detto prima, è impossibile e non ne abbiamo altre, mi dispiace molto, ma... Va bene, d'accordo, va bene, la carta di credito è annullata, è il contante lo prendete, vero? Ci sarà pure il capitano di una barca disposto a portarmi fuori. Per favore, cerchi di capire, noi siamo in alta stagione, tutte le barche sono noleggiate e nessuna di queste è mia, comunque... Che ne dice di questi? Beh, visto che la mette in questo modo, forse potrei trovarle una barca. C'è un capitano che è libero. Sei Lucenta 057. Ehi, mi sentite? Capitano Morgan! Ehi! Tu, forse dovremmo lasciar perdere. No, non lascerò perdere. Non permetterò che un biscuito bancario rovini la mia. La nostra, sì. Ok? Tu! Ciao, ragazzi. Che ne dici? Nella nostra parte. Sì. Che fine ha fatto la barca della Forza? Ah, dai, non essere pignolo. Che ti importa della barca? A noi interessa il pesce. Poi questa è un classico. Oh, beh, è un classico. Ehi, Capitano Morgan! Come pirata. Te lo spiego dopo. Capitano? Un momento! Arrivo! Sono Morgan, e voi? Mi chiamo Stu Sheridan, loro sono i miei amici. Vorremmo affittare la sua barca. Ah, dove volete andare? Non lo so, a nord, in Atlantico. E per quanto? 2-3 giorni, 3. 700 al giorno. Oh, io pensavo sui 5. In contanti e subito. D'accordo. Stu. È per questo che ho preso i soldi al bancomat, in previsione di una cosa del genere. Stu, io non ho portato con me così tanti soldi. Ah, non preoccuparti, ci pensiamo Tommy e io. Andiamo, amico, i Marlin ci stanno aspettando. Un Marlin potrebbe capovolgerlo, questo rottame. Dovremmo pagare in contanti? No, non mi interessa. Ma dove stai andando? Me ne vado. Preferisco andare a pescare sulla spiaggia piuttosto che su questo affare, ok? Se vuole andarsene, lo faccia senza impedire il passaggio. Ci conosciamo? No, direi di no. Ciao. Ho appena finito di parlare con Leclerc. Non preoccuparti, ti ha chiuso non ti devi preoccupare. Queste persone vogliono fare un po' di pesca. Che ne pensi? La barca è tua, fa come vuoi. Io sono in cambusa. Lei è il mio secondo, Charlie Duval. È da lei che arriva il mio fascino. Solo un minuto. Andiamo, ci divertiremo. Leclerc mi ha battuto a poker ieri sera e non l'ho pagato, ecco perché mi ha tagliato il credito. E non ho contratti di noleggio in questi giorni. Devo prendere tutto quello che mi capita. Sei sicuro che questa barca ce la farà? Sì, certo, andrà tutto bene. Ha solo qualche problema con la pompa della benzina, ma ce la farà. Dove vogliono andare? A nord, nel triangolo. Nel triangolo? Non mi piace. Non mi piace affatto. Hai fatto ancora quei sogni? Senti, che importanza ha se li faccio o no? Solo un brutto presentimento, tutto qui. Una volta i tuoi presentimenti non hanno sbagliato. Ho bisogno di questi soldi, Charlie. Mi dispiace, devo farlo, ma non posso senza il mio secondo, lo sai. Per favore, vuoi venire con me? Bene, su, andiamo. Allora, come vi ho detto, Charlie è il mio secondo. Io comando la barca. Quando io non comando la barca, la comanda Charlie. Ci sono 3 cabine di sotto. Voi ne prenderete 2, Charlie la terza. Io invece starò in plancia. Ah, sì, sì. Beh, chi aspettiamo? Ti va a pescare? Oh sì!
piano, socio. Porti un carico prezioso. Allora mettiamolo in salvo. Esplorando il triangolo delle Bermuda. Ti rivelo un segreto, questo posto lo stiamo vedendo ed è bellissimo. È bellissimo in questo istante, ma prendi il caso dello Stormo 19, ad esempio. 6 aerei della Marina e 27 uomini durante una normale missione sono svaniti in mezzo a questa bellezza. No, io ne ho sentito parlare, si sono persi. Nell'ultima comunicazione radio dissero che cielo e oceano si erano fusi in un'unica foschia gialla e che non si capiva dove finiva uno e cominciava l'altro. Quindi le bussole hanno cominciato a girare, gli strumenti sono impazziti e poi... adios! Volati su Marte. Quella cos'è? Ah, questa è la Queen of Scots, scomparsa nel 1939. Che significa scomparsa? È affondata? Forse. Pensate che una nave con chissà quante ricchezze a bordo adesso starà marciando qui da qualche parte. Cosa vorreste dire con questo? Beh, hai visto Titanic, giusto? Sì, certo. Immagina che qualcuno avesse dei grossi diamanti a forma di cuore su quella nave. Adesso sono sepolti in mare, qui sotto. Non servono a nessuno. Beh, se trovi delle cose del genere, non dovrai mai più preoccuparti dei soldi, mai più. Beh, per come va il tuo lavoro, credo che tu stia abbastanza bene, su. Voglio raccontarti una storia, Tommy. Conosci un certo Rockefeller? Gli fu chiesto per lei quanto denaro è abbastanza. Sai cosa disse? Soltanto un po' di più. È lui il mio mito. Siamo su una secca, signori! Ci ancoriamo, così potrete fare il bagno, andare sott'acqua, insomma, fare quello che volete. Domani si pesca! Ehi, hey, Giulia! Prendi una muta, ci immergiamo! No, credo che farò solo una nuotata. D'accordo. Ehi, hey, è un po' pesante, vuoi che ti dia una mano? No, ce la faccio, grazie. Va bene. Ciao, ciao. Ehi, Gus, dammi una mano. Sì. Ecco. Va bene così? Sì, bene. Così. Fatti una bella nuotata. A più tardi. Divertiti. Yeah.
tutto bene? Sì, sì. Che c'è? Che è successo? Qualcuno mi tirava giù. Ma chi era? Non lo so, non riuscivo a vedere niente. Sei sicura che non fosse lui? Ehi, ehi, ehi. Io non l'ho fatto. Lì sotto c'eri solo tu, l'avrei sfiorata con la tua bombola. A lei non mi sono neanche avvicinato. Di certo qualcosa deve averla spaventata. Sì, può anche darsi. Calma, calma, calma. Ha visto qualcosa? No, solo pesci. Non voglio problemi sulla mia barca, capito? Niente scherzi, è chiaro? Sì, certo. Piccola, vuoi che ti accompagno? Ce la faccio da sola. Vedo se le serve qualcosa. Non l'ho toccata, Tommy. Non preoccuparti, sono vicino a te. Voglio tornare. Non me la sento di restare qui, voglio tornare indietro. Tesoro, ho già pagato la barca e poi Tommy e Gus hanno volato tutto il giorno per venire qui. È solo che... ho il brutto presentimento che ci sia qualcosa lì fuori. Ti prego, possiamo tornare a casa. Sai che ti dico? Ti prometto che domani ne parlerò ai ragazzi. E se tu ti sentirai ancora così, ne parlerò con il capitano Morgan. Questa barca farà dietro front e noi due ce ne torneremo a casa. Ok. Perfetto. Scusami. Va bene. Mi devi scusare, io... Aspetta un momento. C'è qualcosa. Ah. Ecco.
solamente una noce di cocco. Grandioso. Adesso la metto qui. Mi dispiace, non riuscivo a prendere sonno. Ah, non fa niente. Lì sotto fa così caldo che sono venuta sopra a dormire. Già. Senti, io volevo ringraziarti per stamattina, quando ti sei tuffata. Sei stata molto coraggiosa. Tu l'hai fatto per primo. Credo che le estati passate a fare il bagnino siano servite a qualcosa. A dire il vero, io non ero proprio un bagnino. No, non credo proprio. Vuoi sederti? Sì, sì, grazie. Sai, non mi dispiacerebbe tornare a quei tempi. Era molto più divertente che fare cause testamentarie. Sei avvocato? Beh, credo di non avere ancora deciso che cosa farò da grande. Ah, anche per me è così. Sono serio? Io ti avevo etichettata come una che era nata per la vita di mare. Beh, no, non è così. Attualmente lavoro in città come istruttrice sub e ho il brevetto di comandante in seconda. E quando Morgan noleggia la barca, allora di solito finisco per andare con lui. È una specie di accordo che abbiamo. E da quanto lo conosci? Beh, era amico dei miei genitori. Loro sono morti quando ero piccola. Mi ha cresciuto lui. Mi dispiace. No, è successo molto tempo fa. Al momento sono nella fase in cui credo che tutto accada per un motivo. Anche le cose brutte. Mi puoi capire? Posso farti una domanda? Tu vivi qui da quando sei nata, giusto? Hai mai sentito parlare di qualcosa che si chiama, ecco, Bacalù? Dove lo hai sentito? In città, siamo finiti in mezzo a una specie di cerimonia, cantava una donna strana. Sono solo persone superstiziose, Bobby, tutto qui. Qui è la fine of stop! Mayday! Mayday! Il fatto è che quel nome io non riesco a levarmelo dalla testa e per qualche ragione credo che abbia un collegamento con i sogni che faccio spesso. Per questo non riuscivo a dormire. Che cosa vedi nei tuoi sogni? Te. Io vedo te. Cosa c'è? Su, dimmelo. Che cosa hai visto? Non lo so. Cos'è successo? Questa dannata è andata in corto, credo. Grazie. Non capisco. Credi che dovremmo tornare indietro? È probabile. Ma il tempo è buono, è una fregatura restituire i soldi solo perché la radio è rotta. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Ciao ragazzi, dormite bene? Benissimo. Sì, sì, anch'io. Senti, su, scusa per ieri sera. Non preoccuparti, Tommy. Giulia era sconvolta, tu eri turbato, tutti abbiamo un po' esagerato. È tutto a posto. D'accordo. Grazie. Sentite, non ringraziatemi troppo presto. Non so come dirvelo, ma Giulia vuole tornare indietro. Andiamo, siamo appena arrivati. Sì, lo so, Gus, lo so. Ma come sarebbe? Che ti prende? Sembrava che non ci volessi nemmeno venire qui. Beh, è vero, ma dato che non ho detto la mia sul venire qui, vorrei dire la mia sul tornare là. Sentite, c'è soltanto una cosa da fare. Ci portate indietro, ci lasciate e tornate qui. La barca è pagata. A me non va di farlo. Nemmeno io vorrei farlo. Ma dimmi che scelta ho. Se lei vuole tornare, che faccio? Non posso. Giorno. Giorno. Ciao, piccolo. Giorno. Che cos'è? È
il trovatucci. C'è un marlin, bello grosso. Ce ne sono altri. Sì, e questo peserà almeno 2 quintali. Ascoltatemi, ci sono dei marlin qui intorno e sono vicini e anche belli grossi. Siete pronti? Dobbiamo muoverci subito, li perderemo. Beh, non avete sentito? Che cosa aspettate? Che fai? Tesoro, non mi va di essere considerato una rompiscatole, ok? Quindi va, prima che cambi idea. Potremmo avere un po' di pioggia, ma non preoccupatevi, ci state sempre? Certamente. Si continua, avanti tutta, capitano. Siamo bene. Abbucciato! Dammela. La lenza ti aspettava. Morgan, che succede? Ma che diavolo? Lui. Non ora. Ma come mai c'è questa foschia? È normale? Ma che sta succedendo? Mi dispiace, ma non lo so. La strumentazione di bordo non funziona. Non so che rotta prendere né dove siamo. Ho capito. E la radio? La radio è morta. Anche il GPS e la bussola. Quindi navighiamo alla cieca. Accidenti. È tutto come nei rapporti. Adesso rilassati. Capitano, il motore funziona. È quello che voglio scoprire. Bussola impazzita. Foschia gialla. Contatti interrotti. Siamo nel triangolo delle Bermuda, in un'altra dimensione. Siamo solo un'altra imbarcazione scomparsa. Dannazione, perché non mi dai mai retta? Perché l'hai detto tu che potevamo pescare. L'ho detto solamente perché non volevo rovinarti la gita. Ma come potevo immaginare che sarebbe successa una cosa simile? Me lo spiego. Ragazzi. Lei voleva tornare indietro e noi no. Avremmo dovuto darle retta, non credi? Perché non ti impicci negli affari tuoi? Ma è quello che sto facendo. Credi che ragazzi, questa situazione non mi riguardi? Ma se stai cercando di litigare, ti accontento. Basta, subito. Basta! Litigate dopo se volete. Ora il problema è come andarcene da qui. Sta dicendo che non può riportarci a San Sebastian. Vorrei poterlo fare, ma la pompa della benzina è rotta. Io non posso aggiustarla. Non che faccia molta differenza, perché senza la bussola che ci indica la rotta non sapremmo da che parte andare. E se andiamo dalla parte sbagliata, ci dirigiamo verso l'Africa. Ma così lontano non ci arriveremo mai. Thank you.
dove è sbucata quella nave? È la Queen of Scots. La Queen of Scots? Hai già sentito parlare? Certamente, è una nave famosa. È svanita nel nulla prima della seconda guerra mondiale, nel 38. Nel 39. Già, è svanita nel nulla, non mi sembra il termine appropriato. Com'è possibile che dopo tanti anni sia ancora a galla? Una nave del genere, se non finisce sugli scogli, il mare lo regge magnificamente. Ma è molto strano che nessuno l'abbia vista in 60 anni. No, ragazzi, voi non avete colto il punto fondamentale. Voglio dire, davanti a noi c'è l'opportunità di cambiare le nostre vite. Sapete che i valori contenuti in navi come questa a volte sono enormi, perciò ringraziate il cielo e pensate al bottino che potrebbero mettere insieme le persone che la trovano, cioè noi. Bottino? Che vuoi dire con bottino? Andiamo, quella è una nave da crociera. I passeggeri avranno portato con loro oggetti di grande valore. Se non è affondata e le scialuppe sono al loro posto, la domanda è dove sono i passeggeri? Forse si sono salvati. Io credo che l'avremmo saputo. Ah, va bene, allora avranno nuotato fino a un'isola deserta. Sarà, comunque io penso che a bordo ci siano una radio, degli attrezzi e forse anche dei pezzi di ricambio con cui potremmo aggiustare questa barca e tornarcene a casa, non credete? Che ne pensi, Charlie? Non abbiamo scelta, siamo arrivati fin qui. E ora vuole che saliamo a bordo. Ma perché? Le navi hanno una volontà? Io non parlavo della nave. Beh, stando qui non si va da nessuna parte e non posso ancorarmi in alto mare. Servono due volontari per assicurare una cima alla nave. Chi si offre? Vengo io. Sì, anch'io. Charlie, prepara il canotto. Ricordati, questo è un lavoro. Qualsiasi cosa tu pensi sul valore di questa scoperta, noi saliremo a bordo solo per prendere degli attrezzi e usare la radio, se funziona. D'accordo, mamma. Oh, sei molto divertente. Ah, sono un comico. Sì, davvero. Sì. Senti, anche se dovessimo trovare qualcosa, non puoi pensare seriamente di prenderla. Noi non sappiamo niente di recuperi marittimi, di diritto navale, e non sappiamo se ci sono delle assicurazioni. Assicurazioni di diritto navale? Sì. Ma ti rendi conto di quello che dici? Parli come un avvocato. Certo, io sono un avvocato. L'hai dimenticato? È molto strano. Cosa? Prima, quando ho guardato, la scaletta era su, ora invece è giù. Beh, ovvio che ti sei sbagliato. Sì, ovviamente. Senti, amico, mettici un po' di slancio. Andiamo, dai, te l'ho finito il tuo spirito d'avventura. No. D'accordo. L'accoglienza non si dà da fare. Ah, e qui sotto c'è la sala grande, sarebbe interessante andarci. Diamo un'occhiata, poi cerchiamo la radio. Reginald Barrow, eccolo. Sì, mi sembra di aver visto un suo film. Tenga. Tieni. Grazie.
Tommy, tutto bene? Beh, devono aver dato una bella festa qui. Ah. Solo che la festa è finita. Vado sul ponte di comando. Tommy, Stu, venite, gli altri restino qui. Gli ordini, capitano. Pensa che ci sia ancora un po' di corrente. Queste vecchie radio hanno delle batterie al carburo molto grandi. Forse c'è un po' di carica dentro. Se le batterie sono corrose ce lo possiamo scordare. Di bordo. Forse ci dirà com'è andata. Nel libro mastro del commissario di bordo ci sarà scritto chi e cosa c'era a bordo. Lo troverà nell'ufficio del commissario. Scendo in sala motori, cercherò qualche attrezzo. Va bene. Nave del 39 l'ascensore era il massimo del lusso. Già, ma senza elettricità useremo le scale. Tirate fuori le torce elettriche, fra poco sarà buio. Sì. Io non posso scendere, purtroppo. Le batterie sono scariche. D'accordo. Dallo a gas perché vi dia un'occhiata. Noi ce la caveremo da solo. Certo. Io vado. Vado da questa parte. Sì. Sono qui! L'ho trovata! Che spettacolo fantastico! È incredibile! Motori come questi sono praticamente indistruttibili! Basta solo del carburante per riscaldare l'acqua della caldaia. Si produce del vapore che alimenta queste due turbine. Sì... I serbatoi sono pieni, non l'hanno abbandonata per questo. Ma perché allora? Cosa sarà successo? La domanda è proprio questa.
cosa c'era a bordo. Ehi, guarda cosa ho trovato. Sai, ho fatto un corso da sommelier. Dai, leggi. Ah, questo è uno Chateauneuf du Pape del 1927 e uno Chardonnay del 1925. E questo è un Bordeaux del 28. Speriamo che siano ancora bevibili. A te il primo sorso. Grazie, molto gentile. Non è niente male. Posso assaggiarlo anch'io? Su, cosa hai fatto al braccio? Mi sono tagliato. Dobbiamo bendarlo, potrebbe infettarsi. Ci sono dei tovaglioli in quel cassetto. Quello è il diario di bordo, potresti leggerlo per favore. D'accordo. 19 ottobre, ore 10, partenza da Southampton. Cielo limpido, mare calmo. Tra le personalità a bordo c'è l'attore Reginald Barrow con sua moglie e il figlio, quello del manifesto. Vai alla fine. Ora ci vado. 24 ottobre, ore 11. Le bussole girano all'impazzata. Mai visto una cosa del genere. Il cielo è giallastro. C'è foschia. Visibilità zero. La radio non funziona. E così tutti gli strumenti. Abbiamo perso la rotta. Sembriamo noi. È tutto uguale. Ho quello che mi serve. Le vedi queste? Queste caldaie hanno più di 60 anni. Costruite in modo eccezionale, non come quelle porcherie che fanno oggi. Potrei rimetterle in funzione ora, se volessi. Io credo che debba esserci una spiegazione razionale. Ce n'è una, questa nave è stregata. Sì, lo penso anch'io. Ma sotto è buio e al buio la mente può giocare dei brutti scherzi. Ehi, che vuoi dire? Che noi ci siamo immaginati l'ascensore e la palla da cricket? Capitano Morgan, sulla nave non c'è corrente, l'ha detto lei. Allora come poteva funzionare l'ascensore? La porta si è aperta? Può darsi. Questa era là dentro, è possibile. Ma la vostra mente non può avervi convinto che la porta sia aperta e la palla è rotolata fuori? Secondo me sì. Tutti e due? Si vedono le cose più strane. Tu da quando sei diventato uno psichiatra, Stu? Credo soltanto che stiate esagerando. Va bene, ma ora torniamo alla barca, alla luce del giorno. Sì. Su, dai, vieni, ok? Dai, tu. D'accordo. Volete andare? Andiamo. Qualcuno l'ha slegata. Eravamo tutti insieme, tranne. Ehi, che cosa ha fatto per tutto il tempo da quando ci siamo lasciati? Crede che io abbia slegato la barca? Poco fa non voleva lasciare la nave, ora sembra che il suo desiderio si sia avverato. Dovrei essere un pazzo ad aver slegato la barca. Sì, infatti. Beh, il canotto è ancora qui. Per farci cosa, è piccolo. E poi fin dove potrebbe portarci? Ma allora che facciamo? La radio.
Credevo fosse rotta. Ho detto che non c'era corrente prima, ma se ora c'è, forse funziona. Vado in sala macchine. Pensa di riuscire a riscaldare la caldaia? Per tanto che basta per azionare le turbine, così avremo un po' di corrente. Luis, io vengo con te. No, ci vorrà molto tempo, Charlie, almeno tutta la notte. Resta con gli altri. Dovremmo cercare altre soluzioni per andarcene. Tommy, ascoltami, non sappiamo dove siamo né che cosa fare. Cerca di prenderla con filosofia. Occupati di Giulio, per favore. Dove vai? Al capitano servirà una mano. Andiamo. Gas, c'è qualcos'altro in quel diario? Sì, molte altre annotazioni. Dammelo. Mi aiuti ad accenderle? Sei del pomeriggio. Il ballo di gala in programma per questa sera è stato confermato, nonostante le attuali circostanze. Ore 0:30, la festa è terminata, ogni preoccupazione è dimenticata. Ore 2:40 del mattino, il comandante in seconda porta una terribile notizia. I passeggeri delle cabine sul ponte 1 sono svegliati da urla spaventose e sembra che le voci su Barrow, dopo tutto, fossero vere. Silvia Barrow è morta con la gola tagliata. Anche il figlio Forrest è stato colpito alla testa da un oggetto contundente. Ore 3:52, l'equipaggio segnala dei disordini nella sala da ballo principale. Devo andare a ristabilire la calma. Come se fossero svaniti nell'aria. Beh, non potrebbe andare peggio di così, giusto? Credo che sia possibile, invece. Che cosa leggi? Ah, il libro mastro del commissario di bordo, ascolta. Anello di diamanti, 3,5 carati. Collana di diamanti, 15 carati, un servizio completo da te in argento, capisci? Beh, tu hai ragione, qui c'è una fortuna. Io voglio solo andarmene da qui. Ehi, perché il tuo amico Gas prende delle pillole? Ha dei problemi di cuore. Ma è così giovane. È una malattia di famiglia. Anni fa suo fratello più piccolo Kyle è morto della stessa malattia. Il gas non l'ha ancora superato.
conosco questo motivo. Ti va di ballare? Sono serio. Ma perché no? Avanti. È piacevole, vero? Ti fa quasi dimenticare i nostri problemi. Oh, sì. È davvero molto piacevole. Se due giorni fa mi avessero detto che avrei parlato con una bellissima ragazza nel salone delle feste di una nave abbandonata, io avrei risposto: voi siete pazzi. Allora lo prendo come un complimento. Beh, devi. Insomma, era un complimento. Ah. Tu credi che ci sia una ragione per tutto quello che succede? Sì. Perciò c'è una ragione se siamo qui insieme. Beh, pronta per il finale?
ragazzo. Lo so che sei qui. Non voglio farti del male. Ragazzo! Lo so, ascoltami. Ho fatto lo stesso sogno. E non è il primo che faccio. Hai fatto il mio stesso sogno? Perché non me ne hai parlato? Senti, quando ero piccola sognavo sempre che i miei genitori morivano in un incidente d'auto. Nessuno volle credermi finché alla fine non è avvenuto esattamente come nei miei sogni. Tu mi stai dicendo che i miei sogni sono reali? Sì. Allora, il sogno che stavo facendo con te e Gas... E la cabina 116 su questa... Oh no. Oh no, dov'è Gas? Gas! Ehi! Che succede? Gas! Gas! Forza! È morto, Tommy! No, non lo è! Forza! 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 È morto! È morto! Oh, no! Non c'è più niente che possiamo fare! Mi dispiace, Tommy! No! Che cosa sta succedendo, Charlie? Tommy, io credo che questa nave è trasù di malvagità. Che cosa significa? Se succede un qualcosa di terribile, di malvagio, un qualcosa di mostruoso. Io penso che qualsiasi posto, una casa, una nave, si comporta come se fosse una macchina fotografica. Trattiene tutte le immagini e continua a rimandarle all'infinito. Vuoi dire che tutte queste immagini possono farci del male? È molto semplice. Ricordi, tu mi hai domandato di Bacalù. Lui è un'entità malvagia che ci tormenta e che cerca di metterci l'uno contro l'altro. E tu credi a tutto questo? Io credo che Bacalù sia il nome di questa entità maligna e ora si trova qui, Tommy. È tra noi. E si nutre di noi. Dobbiamo andarcene da questa nave. Io l'ho sempre detto che lo saremmo diventati e adesso noi siamo ricchi. Dobbiamo andare via da questo. Dobbiamo lasciare questa nave e tornare subito a casa. No, sono d'accordo, ma prima dobbiamo prendere tutta questa roba e poi possiamo andarci. No, Stu, dobbiamo andare via ora. Questa roba non ci appartiene. Non ti azzardare. La legge del mare è molto chiara.
Chi trova qualcosa se la tiene. E chi l'ha persa... Beh, lo sai il resto. Senti, a me non interessa la legge del mare. A me non interessa questa roba. A me non interessa se hai pochi soldi. Credevi di potermelo tenere nascosto? La carta di credito respinta, i tuoi espedienti. A me non interessa avere soldi, lo capisci? A me non interessa affatto questa roba. A me interessi tu, a me interessa di noi. Lo so che sei povero. Non più ora. Gus è morto. Cosa? Gus è morto. Sì, ti fa. Devi uscire. Io devo andarmene da questa roba. Ma non voglio farlo da sola. Che cosa aspetti? Ti prego. Uccidi. Io ti amo, ti prego, vieni con me. Ti prego. D'accordo. D'accordo. Come vuoi. Grazie. Hai ragione tu. C'è un attimo. Andiamo a casa. Morgan! Lui! Gus è morto. Noi ce ne andiamo. Dobbiamo andarci. Dove diavolo andi? Lontano da questa nave. Senti, mi dispiace per il tuo amico. Solo che non si può andare via senza una barca. Ma abbiamo il canotto. Il canotto? Vorresti remare fino a San Sebastian? Fra poco farò funzionare questa turbina. Avremo energia, potenza, avremo elettricità e avremo luce. E potremo chiamare aiuto via radio. E chi ci sentirà? E poi chi gli spiega dove siamo? Questa è l'unica occasione che abbiamo. Ora quello che dovete fare è trovare gli altri e andare sul ponte per occuparvi della radio. Su, che aspetti? Tu! Tu! Giulia! Giulia! Voleva portare via qualcosa, ma pensavo che non avrebbe trovato niente. Se Stu è stato qui e Giulia lo ha trovato, dove sono andati? Cerchiamo. Tommy, vieni qui. Charlie, vieni qui. Finiscono qui. Che cos'è? Che venga dalla prima. Giulia, su, siete lì! Giulia, sei tu! Direi che fino a metà c'è quello d'acqua.
consorzio sono impermeabili. Non so, lo sento. Fa attenzione. Tommy, tutto bene? Sì, purtroppo questa torcia non è impermeabile. Illumina da questa parte. Più avanti. Cosa c'è? Riesci a vedere qualcosa? Sì, era solo un tubo. Giulia! Manda un po' di luce qui, per favore. Cerco di fare il possibile. Morgan non aveva detto che presto avremmo avuto la luce, eh? Ora ci farebbe comodo. Tommy, che succede? No, ti prego, staccami! Che diavolo stai facendo? Giorno fortunato. No!
è perso! Attenta, ora scalzo il capo! Prenditi forte! Ora tu Valka, se non sono arrivato entro 5 minuti, va via, chiaro? Dobbiamo prendere... Ci vado io, tu Valcarotto, ti prego. Va adesso, va! Tommy! Ci penso io a portarti via ora. È stato giusto. Ci sono troppe anime intrappolate qui. Tutto... Che cosa? Deve finire. Cosa deve finire, eh? Valcarotto! Va bene! La scaletta non c'è più! Abbiamo perso il canotto! Thank you.
tirando! Sta tirando verso di noi! Vuole noi! Abbiamo un'altra sul triangolo delle Bermuda. La guardia costiera di San Sebastian ha recuperato oggi due persone ustionate dal sole e disidratate a 250 miglia a nord di San Sebastian. Ma la cosa strana della storia è che entrambi sostengono che erano a bordo dell'imbarcazione da pesca Blue Jay. Ma noi sappiamo che la Blue Jay è scomparsa in mare 4 anni fa.